Wendy, Federico e Carola post scelta, pugnaloni le voci di crisi, tutto bene. Sono passati circa 10 giorni da quando Federico ha fatto la sua scelta e ha lasciato Wendy, nell'attesa che venga trasmessa in TV la puntata dedicata a questo attesissimo momento. I fan si sono chiesti come procede la storia d'amore tra il tronista e Carola. Alle voci che sono circolate su una possibile crisi in corso tra i due. Ha risposto Lorenzo Pugnaloni definendo le fake assolutamente non in linea con la realtà dei fatti. Tra giovedì 16 e venerdì 17 marzo andrà in onda su Canale 5 la scelta di Federico, a distanza di una decina di giorni da quando è stata registrata. I telespettatori stanno per assistere ad una delle puntate più attese dell'edizione 2022-2023 del Dating Show. Il tronista si è fidanzato con Carola dopo un percorso di quasi 6 mesi, una conoscenza fatta di alti e bassi e intaccata da Alice Barisciani. Alla fine, però, il protagonista del Trono Classico ha seguito il cuore e si è legato alla corteggiatrice che sin dall'inizio l'ha colpito per bellezza e carattere. Nei giorni scorsi sono circolate le prime indiscrezioni sulla coppia, ovvero su quello che è accaduto al termine delle ultime riprese di Wendy alle quali hanno partecipato. Federico e Carola hanno trascorso la loro prima notte da piccioncini in un albergo di Roma al quale si sono recati separatamente, una volta riuniti. I due hanno chiesto una bottiglia di champagne in camera per festeggiare l'inizio della loro storia d'amore. Visto che la scelta non è ancora stata trasmessa su Canale 5, Carola e Federico non possono ancora apparire insieme in pubblico. È il regolamento del programma che vieta a tutto il cast di anticipare sui social i contenuti delle puntate che devono ancora andare in onda sul piccolo schermo. Nei giorni scorsi, però, Carola si è esposta a TikTok per replicare al commento di una ter, a chi le chiedeva cosa ne pensasse Nicotera dei video che posta. La giovane ha risposto che è molto contento. Queste parole, però, ad alcuni non sono bastate per confermare che la relazione procede a gonfie vele anche lontano dai riflettori, recentemente. Infatti, in rete si è sparsa la voce secondo la quale la coppia starebbe già attraversando un primo periodo di crisi. Carpanelli si è mostrata da sola in treno e questo ha spinto qualche fan a ipotizzare che con il tronista si sarebbe già rotto qualcosa. A smentire queste chiacchiere, però, ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni. Il blogger che settimanalmente riporta le anticipazioni di tutto quello che accade durante le registrazioni di Wendy. Ha risposto alla curiosità dei fan con un chiarissimo tutto bene. Il ragazzo, dunque, ha negato che tra Carola e Federico ci siano già dei problemi e l'ha fatto spiegando che se non si fanno vedere insieme sui social network è soltanto perché ancora non possono nel rispetto delle regole della trasmissione che li ha fatti conoscere ed innamorare. Quando andrà in onda la puntata sulla scelta, Nicotera e Carpanelli saranno liberi di condividere con i fan foto e video della storia d'amore che hanno iniziato a vivere lo scorso 7 marzo. Il blogger, inoltre, ha chiarito che non ci sarebbe nessuna convivenza in vista tra i neopiccioncini, anche se la bionda corteggiatrice ha parlato di trasloco in una recente Instagram storia. Pare non si riferisse al fidanzato ma a questioni legate ai suoi studi universitari. Per quanto riguarda la rifiutata Alice, invece, non si sa ancora se accetterà di lavorare nella redazione di Uomini e Donne o se sarà selezionata come tronista della prossima edizione.